Siamo lieti di annunciarvi che il 9 giugno la terza F si recherà a Roma per partecipare alla fase finale del concorso nazionale articolo 9. Il loro video Apocalypse Net è stato giudicato uno dei migliori 8 di livello nazionale. Una delegazione dei ragazzi, accompagnati dalla dirigente dei professori Isheri ed Enrico, sarà ricevuta presso le sale del Parlamento. Complimenti vivissimi dalla redazione. Rieccoci qua, siamo qui con la professoressa Geraci, autrice dell'opera teatrale in inglese e in italiano The Dark Side of the Man. Lo spettacolo, lo ricordiamo, andrà in scena la mattina di sabato 27 maggio alle ore 10 presso l'auditorium della scuola media. Professoressa Geraci, può illustrarci in breve di cosa si tratta? Certo, la storia riguarda una ragazza che si comporta piuttosto male, sia a casa con i genitori, ma anche in classe con insegnanti e compagni. Ma un giorno questa ragazza in un sogno incontrerà un angelo che le farà conoscere diversi personaggi che hanno lottato con grande coraggio per ottenere i propri diritti. E questo, i personaggi nello specifico sono Emmeline Pankhurst, Malala, Martin Luther King, Rosa Parks e Nelson Mandela infine. E dopo la conversazione, che naturalmente si terrà in inglese con questi personaggi, la ragazza si renderà conto che deve rivedere il proprio comportamento e quindi decide di cambiare. E abbiamo deciso di utilizzare anche questi personaggi che abbiamo studiato comunque nella civiltà inglese, e anche perché sono degni di ricordo e sicuramente possono essere di insegnamento a tutti noi. Volevo ricordare che è stato possibile realizzare questo spettacolo grazie alla collaborazione, anche l'entusiasmo che i ragazzi della terza G hanno mostrato, e anche la professoressa Giannotti, che ci ha aiutato sia per la parte musicale e anche ci ha dato diversi consigli molto preziosi durante le prove. Perfetto, ringraziamo la prof. Geraci e in bocca al lupo per lo spettacolo. Dalla scuola media è tutto, lì nello studio. Grazie mille Alberto per la tua ricca e interessante rubrica. Bene, con queste ultime notizie della scuola media si chiude questo TG. L'appuntamento con i nostri già affezionati telespettatori e con quelli che ci seguiranno è fissato per l'inizio del prossimo anno scolastico. A noi della redazione non resta che augurarvi la migliore estate possibile.